Lorenzo Jovanotti con Demo Morselli. Beh, voi siete stati, siete amici, avete condiviso tante cose insieme. Abbiamo condiviso tantissimi album, io mi occupavo degli arrangiamenti dei fiati, andavamo a registrarli a Forlì, e un clima molto, molto easy, si stava lì una settimana. Che cosa significa easy? Cioè, goliardico, allegro, poche regole. Ma tu mi diceva, tu Demo, senti che questo pezzo, già Lorenzo era già gasatissimo quando faceva sentire i pezzi per la prima volta ai musicisti che dovevano poi metterci sopra i fiati, i cori, ed era già gasato mille, e quindi già se il pezzo già era bello senza sentirlo, perché avevo un entusiasmo tale. Senti, ho fatto un pezzo, questo altro che quasi 2 metri, Jovanotti si muoveva, poi appena mettevano su il 24 piste cominciava a girare, ci coinvolgeva, e lì nascevano le idee per gli arrangiamenti, ma tutti, e tutti nati all'impronta. E poi era più il tempo che si passava a mangiare e a ridere, a scherzare, prima, che a registrare. Prima di presentarti gli opinionisti, il cast della trasmissione, i concorrenti, sì, di oggi che hanno realizzato The Reel su di te, voglio farti questa domanda che mi sono sempre fatto e che ho sempre fatto ai miei interlocutori, soprattutto ai tuoi colleghi, ma non ho mai ricevuto una risposta onesta intellettualmente. Oh. E te la faccio. Bravo. Chi come te, ad un certo punto della sua carriera, essendo il musicista che sei, non devo certo io darti le pagelle, ha scelto di fare la televisione, ad un certo punto è stato vissuto dal mondo della discografia, degli addetti ai lavori, dei critici, come un venduto al male. Cioè come qualcuno che pur di fare denaro o di avere successo, tradiva la sua dimensione di musicista mettendolo al servizio di un mezzo, diciamo, freddo, come la televisione. Questo tipo di snobismo ti ha ferito, l'hai vissuto? Sì, mi ha ferito. Mi ha ferito perché ancora adesso ci sono molte preclusioni, molti anche così, diciamo. Trovo quasi dei muri di gomma che mi rimbalzano, no, ma quello è un musicista di varietà e quindi non gli facciamo fare cose troppo serie perché magari non ha il peso dell'autorevolezza musicale, e quindi questa cosa un po' a volte mi ferisce, a volte di, ma tanto. Sai che per dare una risposta a questi rosiconi, sì? Quando ho pensato a questa trasmissione, sì, ho detto non voglio scegliere una band suggerita da qualcuno. Fatto bene. Voglio sceglierla per la strada e ho scelto questi ragazzi, si chiamano Infieri, che sono cresciuti in questi 2 anni come è cresciuto piano piano questo programma. Non si conoscevano loro, no? Non erano neanche un gruppo, hanno millantato di esserlo. Ah, ecco. E sono stati talmente bravi insieme al direttore musicale Danilo Paoni che sono la dimostrazione che si può fare musica con dignità in televisione non appartenendo a nessuna parrocchia, a nessuna lobby, e facendo tutto questo attraverso solamente il loro talento. Sono l'orgoglio di questa trasmissione. Io ti aggiungo di più. Io quando ho iniziato a fare questo mestiere, io ero un trombettista musicista classico, poi facevo il session man, facevo i dischi un po' per tutti, hai visto nella copertina. Poi con molta umiltà suonavo con avevo formato un'orchestra di ragazzi che conoscevo, amici, ma facciamo una big band, proviamo a fare questa qua. Insomma, ora della favola, andiamo a suonare ai matrimoni, alle feste. E siamo capitati a un matrimonio importante. Abbiamo conosciuto persone importanti, Maurizio, eccetera, eccetera, e da lì è scaturito tutto. E però io ho tenuto gli stessi musicisti e sono cresciuti insieme a me. E io ho sempre mantenuto quel rapporto di amicizia, di stima con loro, perché io senza di loro non ero Demo Morselli, io avevo bisogno di quell'orchestra, avevo bisogno di quegli amici per poter fare una professione che per me cominciava ed era come un salto nel vuoto.